Salve a tutti ragazzi, sono Alberto e benvenuti in questo nuovo video di New Horizons. Oggi volevo decidere quali di queste due missioni fare. Sono entrambe uguali, ovvero mandare un satellite in orbita polare attorno a Sonna, solo che non so quale delle due fare. Probabilmente questa, dato che richiede meno delta V. Quindi, ovviamente tutto buggato come sempre. Non questo. Questo qui. Perfetto. Dunque, creiamo il nostro mini satellite. Deve essere qualcosa di giusto piccolissimo. Che è utile. Ok. Quindi ho il minimo indispensabile. Ora però devo mettere anche un'antenna. Ce l'ho. Qualcosa che crea corrente, ce l'ho. Termometro. Vuole un termometro? Ok, mettiamo un termometro. No, no, no. Ok. Mettiamo un termometro. Lì. E poi un Mystery Goo. Ne mettiamo due per comodità. Poi la parte sopra si stacca in questo modo per diminuire il peso. Tanto chiudi. Ok, perfetto. Ok, così dovrebbe bastare. Giusto per sicurezza. Intanto vediamo così. Allora, per andare in orbita polare, non bisogna esattamente puntare verso nord, ma un po' verso nord-ovest per contrastare quella che è la rotazione che ci viene impressa da Kerbin. Infatti, come vedete, la nostra traiettoria non è verticale, ma un po' obliqua. Tanto diminuiamo la potenza dei motori perché non voglio sprecare troppo carburante. Diminuiamo ancora. Ancora. Così va bene. Puntiamo un po' di più verso ovest. Pronti a separare? Bellissima separazione. E apoapsis 70 km. Ok. Cominciamo a circolarizzare. Magari aumenta un po' la spinta del motore, dato che siamo un po' sottopotenziati. Un po' più di spinta. 100%. Finito il carburante. Separiamo. Continuiamo con questo stadio. Possiamo aprire qui. No, ho detto aprire prima. Ok. Estendere i pannelli solari. E anche le antenne. E orbita. Ok. Ora. Non è esattamente come la intendevo. Ok, ho dovuto fare tutto il giro dall'altra parte perché praticamente piccoli dettagli. Tanto io devo girarmi. E ho trovato una prima manovra che mi porta in questa orbita viola e poi dall'orbita viola correggo tutto con calma. Allora, tanto direi di iniziare già la burn, tanto sì. Dura 2 minuti e mezzo, quindi 2 km e passa al secondo. Ok, tanto abbiamo parecchio fuel e parecchia delta V, mi sembra sui 3 km e mezzo giù di lì.
Anzi, di più perché ha aggiunto un serbatoio dopo. Anche il senso di rotazione comunque è quello corretto. Sta venendo bene. Gli ultimi metri al secondo finché non è verticale. Ok, così può andare. F5, time warp. Piano, 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 piano. Ok, orbita più o meno ci siamo, dai. Allora da qui, ad maneuver. Magari non da lì. Facciamo intanto un'orbita approssimativa. Tanto 600 metri al secondo ne abbiamo. E poi in caso sistemiamo. Upgrade di là. Salve. Ha detto di là. Gira. Avrei dovuto mettere un po' di RCS. Ok, forse dovevo iniziarlo un po' dopo, però. Non ci capisco più niente con la visuale. Apoapsis 160 milioni di metri. 160, 160, 160. 160, 160, 160, la visuale, ok. Più o meno ci siamo. Più o meno. Non me la considera, vero? Ovviamente no. Quindi, ora direi di trovare quel punto lì, ad maneuver. E ora allinearci con l'orbita target. Così. Tanto sono pochi metri al secondo. No, troppo. Oh, ops, ho saltato. Dovrebbe essere ancora valida la manovra. Ok, allineiamoci. Perfetto. Ora, ancora time warp. Diminuiamo. Andiamo retrograde per trovare la periapsis. Periapsis di 100, no, 13 milioni. Non prograde, no. Dai, con calma. Ok, retrograde. Facciamo così. Me la considera giusta l'orbita? Devo aspettare 10 secondi. Ok. Contratto completato, andava bene così l'orbita. E io ho un po' di carburante extra però. Vabbè, possiamo fare degli esperimenti intanto.
Quanto ci ha dato? 14 punti scienza, 56.000 fondi e 14 reputazione. Quei fondi sono i soldi per gli stadi che sono bruciati in atmosfera, perché mi sono dimenticato di mettere dei paracadute. Dunque, termometro. Niente, no, non mi dai niente, davvero? Mystery Goo? Neanche te, niente, dai! Non è possibile. Andiamo. No, qui. Qui mi date qualcosa? No. E io cosa li ho messi a fare i Mystery Goo allora? Vabbè che erano obbligatori per contatto. Termometro, almeno te. No, niente, neanche lui. Però potrei fare una cosa. To space. Quanto è grande la sfera di influenza? Questo era un po' inaspettato. Riusciamo ad andare interstellari? Aha. Ancora Delta V, sì. Ok, carburante finito. E siamo in escape dal sistema di sonno. E di carbon. Vediamo ora se gli esperimenti ci danno qualcosa a termometro. 6.8 punti scienza. Quindi trasmettiamo, ne trasmetto uno per il momento e un Mystery Goo. 5 punti scienza, trasmetti. Ok. E ora un po' più di timer, poi ci allontaniamo e poi direi di fare un contratto quando sono, ad esempio, da qualsiasi parte. Dunque, missione molto redditizia, qualche piccolo problemino con i booster principali, eccetera. Però nel complesso abbiamo guadagnato parecchi soldi, sono a quasi 1 milione, e così poi avrò abbastanza soldi per non andare in bancarotta quando farò l'ultimo upgrade al VEB. E beh, oddio. Research and Development sarebbe un po' più utile. Decisamente. Intanto vediamo cosa posso sbloccare. 65 punti scienza. No, questi sono da. Questo è vuoto. Questo SIS, quindi si ricerca. Ok. Quindi, un saluto da Team di Carbo l'Italia, ad Alberto.